manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente dal mio compagno di avventura Stefano Nava, pronti a commentare. Una sfida ricca di spunti di interesse. Si affrontano Benevento e Napoli. Speriamo che lo spettacolo in campo valga il prezzo del biglietto, Pier. I tifosi si aspettano ovviamente molto, come sempre, la Cagliecon. Stefano, pensi che possa essere determinante quest'oggi? Assolutamente, Pier. Non sarebbe la prima volta. Pericoloso quando avanza palla al piede, ha velocità tecnica e tempi di inserimento davvero attaccante che gli consentono di trovare spesso la via del gol. Con l'aiuto della grafica, la formazione del Benevento. Il tecnico ha scelto il 4-3-3 per questa sfida. Sai che non mi convince la posizione dei tre attaccanti? Ho paura che possano finire per ostacolarsi giocando così vicini tra loro. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. In porta c'è Ospina. In difesa Manolas, gioca con Koulibaly. Zielinski insieme a Fabian Ruiz come mezzala. Una sola punta, Milik, che dovrà sobbarcarsi tutto il peso dell'attacco. Spesso da realtà piccole come il Benevento escono giovani talenti con grandi potenzialità. Altrettanto spesso però questi ragazzi faticano a trovare la strada giusta per crescere. Nel 2016 il giovane portiere Alessio Cragno ha giocato ben 3 partite con la nazionale Under 21, dimostrando di avere qualità interessanti. È importante permettere a questi ragazzi di confrontarsi con i migliori. Colpisce con troppa violenza qui, il portiere non ha problemi. Fabian, Di Lorenzo. Cos'è Cagliecon? Crossa verso il centro. Bravo qui nell'interrompere tutto. Riconquistano subito il pallone. E Temai. Kragl. Guadagna metri. Brutto passaggio e pallone regalato. Provano con il pressing. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Cartellino giallo, è passato pochissimo dal calcio d'avvio. Sì, sono partiti in modo molto aggressivo Pierluigi. Il Napoli si presenta a questa sfida con i favori del pronostico. Sarà una gara agevole, Stefano? Eh beh, questo non lo so, ma credo che alla fine la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. Zielinski. Cagliecon. Attenzione a Cagliecon. Opportunità per il cross. Manovra interrotta dagli avversari. Prova a... può portarsi in vantaggio. Era un'occasione importante per il Napoli, non sfruttata però, per sbloccare la partita. Chiede scusa ai compagni e deve fare anche un bonifico per quello che è successo. Non si possono vedere certe cose. Occhio al pallone filtrante. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Fabian. Cagliecon. Dembe. Milik. Ecco Cagliecon. Gioco fermo, c'è l'offside di Cagliecon. C'è il fischio del direttore di gara che interrompe una potenziale occasione da gol. Posizione di offside al limite, ma credo si trovasse oltre l'ultimo difensore. Maggio. Kragl. Regala la palla agli avversari. Milik. Zielinski. Milik. Fabian Ruiz. Cagliecon. Arriva il fischio del direttore di gara, questa è una posizione di offside evidentemente. Sì, buon lavoro della difesa, tenuta alta la linea. Bravo l'assistente a segnalare la...
posizione di offside, non era una chiamata semplice, ha interrotto una potenziale occasione da gol. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Koulibaly. Zielinski. Dembe. Zielinski. Milik. Insigne. Pallone invitante. Palla deviata, sarà corner. E qui stiamo rivedendo il replay della conclusione di qualche istante fa, quando sono andati vicini al gol. Era un'occasione che andava sfruttata meglio. Questo è un errore. Solo la potenza nella sua Fabian! Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Corner corto. Zielinski. Chance per il cross. Palla sul primo palo. Hanno messo il pallone in area, ma senza precisione. Gran palla. Ci si aspettavano risposte certamente più positive da Kayekon, che fin qui invece mi sembra un po' fuori partita. Non si è mai reso pericoloso, apparendo quasi svogliato in certe occasioni e poco concentrato in altre. Difficile possa trovare la via del gol giocando troppo lontano dalla porta. Sau. Possesso palla per gli avversari. Mario Rui. Palla lunga per Insigne. Posizione ideale. Insigne! E c'è la presa sicura del portiere. Schiattarella. Il quarto uomo indica 3 minuti di recupero. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Milik. Lorenzo Insigne. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. Nel primo tempo non sono riusciti a concretizzare la loro netta superiorità. È vero, hanno sprecato molto Pierluigi. È il Napoli a battere il calcio all'inizio della ripresa. Maggio. Attenzione perché è pericoloso. Può provare a metterla in mezzo. Schiattarella! Traversa! Palla ancora in gioco. Portiere salvato anche con un pizzico di fortuna qui. Può recuperare palla dopo il pericolo scampato. Partita avara di emozioni. Poche occasioni da rete da una parte e dall'altra. 0-0 che non fa una piega. Devono usare qualcosina di più se vogliono sbloccarla. Alla palla del vantaggio. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune. Giusto, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Due sostituzioni per il Napoli.
crossa nel mezzo, allontana bene il difensore. Vediamo cosa fa ora Coda. Il portiere evita i guai dopo il salvataggio precedente sulla linea. Momenti concitati, se la sono cavata per il rotto della cuffia. Suggerimento interessante. Sale Insigne, occhio al tiro, dice di no con questo intervento. Palla in area di rigore, pallone assolutamente fuori portata, questa corner troppo lungo. Non va per il sottile e concede il fallo laterale. Politano. Insigne era tra i protagonisti più attesi di questa sfida. Come giudichi la sua prova fino a questo momento, Stefano? Ha girato a vuoto nel primo tempo senza mai rendersi veramente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Politano. Perdono palla banalmente. Sau e Temai. Maggio continuano a girare palla, salta il difensore e c'è la conclusione, respinge il difensore. Mertens, palla consegnata agli avversari. Questa palla in mezzo al campo, vediamo cosa inventa ora. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare la colpita però. Portiere che la combina grossa, rinvio sbagliato, attenzione. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto di come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. È stato già ammonito e allora forse c'è anche questo. Nella scelta dell'allenatore di toglierlo dal campo. E perché rischiare più a Luigi? E allora è ancora più importante sapere quanto manca al fischio finale. Andiamo a bordo campo, Matteo Barzaghi. Matteo, altri 15 minuti al 90esimo, Pier. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Roberto Insigne, regalano palla agli avversari. Prova a salire lateralmente il Napoli. Alla girata sulla fascia. Zielinski! Parata eccezionale questa! Sarà calcio d'angolo per il Napoli che vuole il gol del vantaggio. Arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare. Allontana la minaccia. Sarà fallo laterale per il Napoli nella metà campo avversaria. Fabian. Palla in out, sarà rimessa laterale per il Napoli in zona d'attacco. Di Lorenzo. Palla interessante nello spazio. Interviene e allontana. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Spazio per il cross. Ci riprova. Ottimo l'intervento del portiere che blinda il pari. Beh, se avessero preso gol in questa circostanza, difficilmente avrebbero avuto il tempo per rimontare. Occhio al corpo. Straordinario l'intervento del portiere che merita applausi. Ha impedito la palla di entrare con l'intervento felino. Di puro istinto. Mette in area Roberto Insigne, a spazio, prova. Comodamente recupera il pallone. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere qua. Parità allo scadere del 90esimo.
provano con il pressing.